qua. E spero ce la faccia. L'aveva persa, era per terra. Guardate dove la prende. Ma no, era dai. Per terra. Ma no, dai, ma stiamo scherzando. E ma il movimento scherzando. È perfetto, anche se la palla l'ha raccolta da terra. È pazzesco, è assolutamente pazzesco. Lacrime agli occhi nel senso più positivo del termine per la gioia di vedere giocare così bene a pallacanestro. Blocco di Esili! Stephen Curry! Adesso sono io che non ho proprio più niente da dire. Pazzesco, pazzesco. 30 punti per Golden State in questo terzo quarto. Il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Ginobili al tabellone, rimbalzo di Esili. Momento totalmente targato Golden State. Curry attacca Joseph, ancora da più indietro, dentro e fuori. Rimbalzo toccato da Ginobili, poi il tuffo, tutti per terra. E alla fine time out Golden State. Terrificante volontà di vincere, e naturalmente questa volontà ha un'origine ben precisa, e quell'origine veste la maglia numero 30. Per quello che riguarda il concetto di indicare la via, vedasi questo tiro, come girava quella palla, sembrava la sequenza finale di colpo vincente. Veramente sensibilità totale, la scelta di San Antonio continua a rimanere dentro su quel pick and roll, anche perché è veramente lontano da dove lui può prendere il tiro, e lui continua a far male. Secondo me l'altra cosa molto preoccupante per gli Spurs è che anche sulle palle vaganti queste arrivano prima. 25 punti di Curry, 15 dei quali in questo memorabile terzo quarto. 106 secondi ancora per chiuderlo. Molto probabilmente Tony Parker sta proprio parlando di Curry e delle difficoltà nel marcarlo, compito che in questo momento è deputato a Corey Joseph. Il canadese perde per un attimo Curry, recupera la posizione, ancora attacca Curry, aggira Duncan, arriva a ferro, appoggia al vetro, li sta facendo impazzire. Ah già, perché se invece esci forte sul pick and roll lui può cambiare direzione e arrivare al ferro. Non è la sua prima scelta, ma lo può fare. E coach Bob McKillop, il suo allenatore al college, sarà sicuramente orgoglioso di vedere questa prestazione. Ginobili chiude il palleggio, cerca la conclusione mancina, niente da fare, tiene vivo Duncan, ma pesta la linea di fondo. E nella metà campo difensiva che Golden State sta costruendo questo vantaggio. 5 minuti così di Curry, prima o poi arrivano. Il problema sono gli altri 30-35 in cui Golden State in difesa sta dando enormi grattacapi ai Big 3 e agli altri. Sta togliendo quasi tutto in mezzo all'area. Una delle chiavi del gioco di San Antonio, che sì, apre molto bene il campo, si tira molto bene da tre, soprattutto dagli angoli, però va spesso e volentieri al ferro. Gliel'ha quasi del tutto tolto, e anche senza Bogut. Fate 15 di vantaggio, devastante terzo quarto di Stephen Curry da consegnare ai posteri già immediatamente, ed è il secondo quarto da consegnare ai posteri assieme a quello di gara 4, a cavallo tra il terzo e il quarto quarto, quando ha segnato 22 punti in 6 minuti e spiccioli. Corey Joseph fa lavorare ancora contro Curry su un'isola, Corey Joseph. Nessuno va ad aiutarlo e Curry tira da centrocampo! Dentro! Dentro! Boom! 90! La paura fa 90 per San Antonio e fa Stephen Curry da centrocampo dopo 8 palleggi. Sono 32 e il tassametro è lì che corre. Pazzesco, anche qui non un perfetto controllo nel palleggio, poi guarda la sensibilità con cui va via quella palla, movimento perfetto, mani nei capelli dappertutto, quarto pazzesco di Steph Curry, pazzesco. E Bonner istintivamente mette le mani nei capelli, come dire, A non ci posso credere, B non ci possiamo fare niente, ed è assolutamente il senso anche dell'espressione di David Lee. Popovic naturalmente non si mette le mani nei capelli, ma idealmente se le mette, e tra 35 secondi Aldridge deve andare a intervistarlo. Voglio proprio sentire, mentre Ginobili appoggia la palla al vetro, molte squadre sarebbero fuori da questa partita. Io non penso che gli Spurs in gara 1 a casa, in una situazione del genere, siano fuori dalla partita, però certo Curry gli ha dato una botta di quelle che stordiscono, una notevole spallata. E detto questo, in stagione quello che l'aveva marcato meglio per gli Spurs è Corey Joseph, qui neanche lo sta vedendo.
Ginobili con il gioco da tre punti importante, anche se sono ancora 15 punti da recuperare, 28 punti dalla panchina degli Spurs, ma Golden State ha abbastanza dal quintetto, adesso Dio raddoppia a centrocampo a 15 metri dal canestro, quindi piazzato di Green, corto rimbalzo di Barnes, saltano tutti e Barnes schiaccia praterie adesso aperte dalle attenzioni nei confronti di Stephen Curry. Ginobili lasciato un po' da solo, raddoppiato bene Green, tiro da tre importante segnato da Danny Green, poi il fischio arbitrale, attenzione alla decisione, penso che ci sia stata una rimessa male eseguita, se capisco bene, che la palla sia di San Antonio. Sì, sì, e questo potrebbe essere un pallone molto importante. Se nel quarto quarto San Antonio riuscirà a rientrare in questa partita, però dovrà dire grazie a queste due azioni da tre punti, quella di Ginobili col fallo e questo canestro da tre di Danny Green. Assolutamente fondamentali nel momento della massima disperazione, nel momento delle mani nei capelli, Ginobili e Danny Green non si sono lasciati prendere da questa disperazione e adesso questo è un possesso vieppiù importante, anche perché il pubblico sente di essere testimone di qualcosa di davvero particolare, anche se finora non è quello per cui era venuto alla partita. Attenzione alle rimesse degli Spurs, trattenuta su Ginobili, abbastanza netta, abbastanza puerile, e questi sono due tiri liberi comunque, regalati. Sì, veramente regalati, questa è una grave ingenuità da parte di Jerry Jack in questa situazione. Io però non riesco a togliere gli occhi da quello che c'è scritto dopo GS 92 su questo campo. Lo avete visto il fallo ai danni di Neal, che segna il primo tiro libero. C'è una bella differenza tra 18 o 15 e 12 come quelli che saranno se segna Gary Neal. Poi soprattutto con l'impatto emotivo che ha avuto il terzo quarto di Steph Curry, riuscire veramente a rimanere attaccati e comunque ridare una botta indietro è fondamentale per provare a rimontare. Dentro anche il secondo libero per l'ex trevigiano, 4 secondi sul cronometro del terzo quarto, palleggio per Jared Jack, si oppone Joseph, Jack trova solo il tabellone, incredibile quarto da 22 punti di Steph Curry, una raffica pazzesca, Golden State è avanti e vede lo striscione del traguardo a 12 minuti dal termine di un'incredibile gara 1. And Curry is knocking all the shots down.